Ben ritrovati! Lettura del commento del Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di sabato 18 novembre 2023. La preghiera è in realtà l'ostinazione della preghiera, nel senso che la sua qualità non è dettata da chissà quale performance o da quale sensazione di benessere, bensì dal continuo tentativo di cercare di pregare, di provare a pregare, di tentare di pregare sempre, contro ogni ragionamento che ci dice di non farlo più e contro ogni sensazione che ci dà l'impressione di essere in realtà soli a parlare con noi stessi. Ecco perché Gesù, prima di raccontare nello specifico una parabola, sottolinea il motivo fondamentale, dicendo: «Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi». La storia che Gesù racconta ha come protagonista una donna vedova che chiede giustizia a un giudice. Sta scritto che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. Sembra la condizione che tutti sentiamo molto spesso nella preghiera. Invece di sentirci accolti, molto spesso ci sentiamo rifiutati. Invece di sentirci ascoltati, ci sentiamo ignorati. Invece di ricevere giustizia, riceviamo indifferenza. Ma hanno davvero ragione le nostre sensazioni? Gesù dice che anche se le nostre sensazioni dicessero il vero, la cosa che conta di più è l'insistenza. Sta sempre scritto: anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. Se persino una persona cattiva fa un ragionamento simile, immaginiamoci colui che per definizione è misericordia, amore, bontà, benevolenza, e che ci è stato annunciato non come un Dio lontano, ma come l'Emanuele, il Dio con noi, come Padre. Sta scritto: «Avete udito ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui e li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra». Ci vuole infatti fede per pregare e molta audacia. Ecco perché non conosciamo altro modo per poter sapere se la nostra preghiera è una buona preghiera, se non pregando sempre e comunque. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.